Amen. Allora, entriamo subito nel merito della discussione. Come dicevamo la settimana passata, queste prime tre piaghe furono colpite anche gli ebrei, delle pulci queste qua, perché è proprio il simbolo, anche benché siamo sotto la croce, benché siamo sotto la grazia, anche noi non siamo come il mondo, fuori da quello che è la malattia, da quello che è la sofferenza, da quello che è la tribolazione, le tentazioni della carne, perché anche noi, e queste cose. Il Signore ci fa capire che noi non siamo superuomini, amen. Allora, che noi non siamo perfetti, che tutto è stato racchiuso sotto la disobbedienza, affinché per l'uno che fu obbediente, gloria a Dio, noi abbiamo ricevuto salvezza, amen. E questo è qualcosa che dai nostri cuori non si deve mai dipartire. Siamo qua per sola grazia. Alleluia, amen, fratelli, per sola grazia, alleluia. Quindi, allora, il significato spirituale delle 10 piaghe d'Egitto. Oggi ho trovato poi alcune connessioni belle che poi vedremo man mano che vedremo questo significato spirituale. Amen. Allora, andiamo con la prima piaga, fratelli. E allora, ora noi le andiamo un pochettino a leggere, così, perché effettivamente leggendole possiamo capire tante cose. Io ho messo in rosso le cose a cui Dio ci farà capire tante cose, no? Allora, la prima pestilenza è descritta in Esodo 7, 14, 25. Allora, e il Signore disse a Mosè, innanzitutto noi vediamo una bella cosa, che Dio ama parlare agli uomini, che Dio ama stare sulla scena, fratelli. A me, Dio non è un Dio morto. Alleluia, come molti vorrebbero fare dire, come le denominazioni e così via. Dio ha sempre avuto un uomo per ogni tempo, per ogni epoca, e questo è il suo piano. C'è stato il religioso, c'è stato l'incredulo e c'è stato l'uomo di Dio, e così sarà per sempre, fratelli. Alleluia. Quindi il Signore disse a Mosè, e poi vediamo che c'è un uomo chiamato sulla scena per tirare fuori un popolo. Amen. Che cosa disse a Mosè? Il cuore del faraone è ostinato, quindi noi vediamo che dove mira il Signore? Il Signore mira al cuore degli uomini. Dio non vede la facciata esterna, fratello. Dio vede il cuore del faraone. Quel cuore era ostinato. Dio legge nel pensiero del faraone. Amen. Qui possiamo vedere una caratteristica del tempo della fine, dove un uomo è venuto, un profeta, il quale aveva la conoscenza dei cuori degli uomini. Amen. Come fu chiamato? Fu chiamata telepatia, fratelli, del mondo religioso, il mondo che non comprende che queste sono le facoltà che solo Dio ha. Alleluia. Quindi, il cuore del faraone è ostinato, egli rifiuta di lasciare andare il popolo. Quindi, allora, egli rifiuta. Che cosa ci parla di questo rifiuto, fratelli? Il rifiuto ci parla del nostro libero arbitrio. Amen. Noi possiamo accettare. Come possiamo rifiutare quello che è la parola di Dio? Quest'uomo si sta rifiutando di lasciare perché? Perché noi siamo esseri con cui possiamo interagire con Dio. Questo è bello, al di là degli angeli. Gli angeli possono solo ubbidire, non hanno questa caratteristica, fratelli. Ecco perché Satana fu fatto in una maniera che poté disubbidire a Dio. Perché quello fu fatto in quella maniera, fratelli. Amen. Come noi siamo stati fatti con questa maniera, che abbiamo la facoltà, come dice la scrittura, venite a me e litighiamo insieme, di poter interagire. Ora il faraone scelse di rifiutarsi, ok? Poi vediamo questo rifiuto dove lo porterà, fratello. Lo porterà alla completa distruzione. Qui vediamo che chi accetta Dio, amen, entra nella sua grazia. Chi si rifiuta entra nella distruzione, fratello. Amen. Quindi, egli rifiuta di lasciare andare il popolo. Vada al faraone domani mattina. Guardate che bella anche questa espressione. Io leggendo mi venivano proprio in mente tutte queste cose. Non gli poteva dire Dio a Mosè, vacci ora mentre che stavo uscendo e fermalo per strada. Gli disse, vai dal faraone domani mattina. Ecco, allora, vai dal faraone domani mattina. Perché già Dio conosce la fine fin dal principio. Già Dio sapeva l'azione del faraone che egli avrebbe fatto domani mattina. Che sarebbe andato dove? Egli uscirà per andare verso l'acqua, sapeva anche il punto dove andarla a incontrare. Ecco perché non siete voi che cercate me, ma sono io che cerco voi, fratello. Alleluia. Dio ha saputo il giusto punto dove incontrarci. Gloria a Dio, alleluia. Il tempo, ogni cosa. Amen. E questo è bello, fratello, perché proprio il proposito è quello. Non siete voi che mi cercate, ma sono io che cerco voi. Entrare in questo è già una grande cosa. Amen. Quindi vai dal faraone domani mattina, ecco, egli uscirà per andare verso l'acqua. Tu aspettalo sulla riva del fiume, prendi in mano il bastone. Bastone sappiamo che è la
Grazie. Quindi com'è che ti aspetta un profeta con il bastone? Come è venuto il profeta? Mostrandoci la grazia di Dio, mostrandoci la rivelazione del Signore Gesù Cristo, fratelli. Non solo, non gli disse Mosè facci senza bastone, perché noi sappiamo che Mosè è il simbolo della legge. Non c'è dare solo con la legge, ma porta con te il bastone. Vieni con la grazia. Dio che cosa? Siamo qua, mancanti, lo sappiamo, siamo mancanti. Ma siamo qua perché nelle mani di questo profeta c'era il bastone di Dio e c'era il Signore Gesù Cristo. Amen. Alleluia. Quindi, allora, guardate che bello questa. Prende in mano il bastone che è stato mutato in serpente. Non gli disse prendi il bastone che hai un altro bastone, ma gli disse lo stesso bastone su cui fu mutato in serpente, perché sappiamo che quel bastone simboleggia la croce che ha messo giù il nostro accusatore. Amen. Quindi vacci con quel bastone, perché non ci sono diverse fedi. La scrittura dice c'è una sola fede, un solo Dio, un solo battesimo, un solo Padre che è sopra tutti noi, fratelli. Amen. Quindi questo già ci deve... Ecco la differenza. Quando noi incontriamo queste cose possiamo dire io so dove i miei piedi poggiano questa mattina, fratello, amen. Quindi, prende allora, e digli, quindi vedete, egli venne con un messaggio, ci vuole un messaggio, oggi molti sono sulla scena, ma qual è il messaggio, fratello? Qual è pure il messaggio? Digli, Signore, il Dio degli ebrei, mi ha mandato per dirti di lasciare andare il mio popolo perché mi serva. Quindi qual è il messaggio di questo tempo? Uscite fuori popolo mio da Babilonia, fate uscire i miei figlioli da Babilonia, questo è il messaggio. Infatti molti dicevano, molti sono venuti consegne, c'erano per esempio una volta il, mi sembra che fu il sindaco di Porto Rico, disse molti sono venuti qua, hanno presentato segni, ci hanno lasciato conti in hotel di milioni di dollari, di migliaia di dollari perché si sceglievano le migliori suite, dice ma quando venne il profeta, dice ma mancava... Che cosa? Sì, viene, fa i segni e poi il popolo è lasciato in aria. Invece è venuto il profeta, mostra i segni dicendo uscite fuori popolo mio da questa Babilonia organizzata. Mentre tutta questa gente si è andata a buttare a capofitto con il faraone, con l'Egitto, con tutto quanto. Fratello, amen. Quindi, allora e digli, il Signore, il Dio degli ebrei, mi ha mandato per dirti lascia andare il mio popolo perché mi serva. Qual è lo scopo di uscire affinché possiamo servire oggi il Signore? E come si dice la scrittura, lo serviamo con lodi, con inni, con canti, con testimonianze, andando a parlare agli altri, ai nostri familiari e così via, cercando di continuare quest'opera, perché Dio ama manifestarsi in questo, fratello, Dio ama stare con il suo popolo. Alleluia. Allora, per dirti, lascia andare il mio popolo perché mi serva nel deserto. Ecco, fino ad ora tu non hai obbedito. Qui cosa vediamo? Come Dio è lento all'ira, come non subito un cuore si rende al Signore, fratelli. Però Dio è là, dice fino ad ora, io ti sto sopportando, amen, tu non hai obbedito. Così dice il Signore, da questo saprai che io sono il Signore. Quante volte il fratello Brano è venuto con il così dice il Signore? Allora, quante volte le cose sono avvenute con il così dice il Signore, amen. Allora, ecco, io percoterò col bastone che ho in mano le acque che sono nel fiume. Guardate, fratelli. Come? Non era il bastone, la croce, un segno di salvezza? Eppure lo stesso segno di salvezza un giorno diventerà un segno di giudizio, fratello. Amen. Alleluia. Quindi, che sono nel fiume ed esse saranno cambiate in sangue. Ora, entriamo qua nel mezzo. Quindi, qui vediamo che già l'acqua mutata in sangue. E Dio gli sta dando un avvertimento. Vediamo qual è questo avvertimento. Amen. Questo primo giudizio del Signore consisteva nella trasformazione delle acque in sangue. Il sangue ovviamente parla della morte. E la morte è il salario per il peccato. E qual è il peccato? È l'incredulità, fratelli. Quello è quello che porterà il mondo a morire. È l'incredulità verso il Signore. Amen. Quindi, il sangue è la testimonianza del cosa? Del salario del peccato. Amen. Allo stesso modo Dio avverterà l'inizio della grande tribolazione. Che cosa vede? Vediamo quando comincia la grande tribolazione. La luna fu mutata in sangue. Ancora una volta Dio sta dicendo all'umanità all'inizio della tribolazione che questa umanità diventerà verrà assassinata, verrà uccisa dall'ira di Dio se loro non si convertono, fratello. Ma poi sappiamo come andrà a finire. Quindi, allo stesso modo ti avverterà l'inizio della grande tribolazione, perché allora la luna diventerà come sangue. Apocalisse 6, 12.
Dio, usando l'acqua come simbolo della parola, ci avverte che da fonte di vita per il credente si trasformerà in fonte di giudizio per l'incredulo. La stessa acqua, fratello! La stessa luce, dice, che al tempo quando Israele era nell'esodo, la stessa luce, e il faraone lo inseguiva, la stessa luce si era interposta tra il popolo e gli egiziani, a uno gli faceva luce, all'altro gli faceva oscurità. Quindi, fratelli, vedete, è sempre là, è sempre l'eletto a luce rivelata, l'incredulo, colui che non si deve avvicinare, per lui saranno tenebre, fratelli. Amen. Allora, ringraziamo Dio, amen, per questa grande luce che ci ha dato. Allora, andiamo avanti, vediamo. Allora, il sorprendente contrasto tra questa prima piaga e il primo miracolo compiuto dal Signore Gesù. Guardate. Il contrasto illustra in modo sorprendente la grande differenza che esiste tra le due dispensazioni. La legge fu data da Mosè, ma la grazia e la verità vennero da Gesù Cristo. Amen. Questo è quello che spiega in Giovanni 1,17. Tutto ciò che la legge può fare al suo trasgressore colpevole è condannarlo a morte. Ciò che la legge, ecco questa gente che si presenta oggi con la legge. La legge ti condanna. Se tu vuoi stare sotto la legge, sei condannato. Perché se tu non obbedisci tutta la legge, sei condannato, fratello. Questo è che chi si fonda sulle opere della legge sarà, come si dice, giudicato per la legge. E nessun uomo scamperà. Perché la legge ci dà solo il senso che noi siamo nell'errore. Amen. Ecco perché Israele aveva un sacrificio che bruciava tutto il giorno. Perché già faceva lì Dio vedere che erano sotto la grazia. Amen. Quindi tutto ciò che la legge può fare al suo trasgressore colpevole è condannarlo a morte. E questo è ciò che l'acqua si è trasformata in sangue simboleggia. Ma con la parola incarnata, con Cristo che si è fatto uomo, con la legge che si è fatta uomo, amen. Allora che succede? Il giudizio è caduto su Cristo. Amen. E il peccatore credente si rallegra, e questo è ciò che la parola, questo è ciò di cui la parola parla, la trasformazione dell'acqua in vino, perché in vino è il simbolo della rivelazione, amen. Quindi lì l'acqua diventò sangue per il peccatore, perché verrà condannato, ma qui l'aver saputo che la parola incarnata, amen, ha preso su di sé il mio giudizio, mi fa rallegrare, amen. Mi fa dispiacere nell'anima perché Dio è morto, ma nello stesso tempo mi fa rallegrare, perché gloria a Dio, siamo salvi, amen, siamo salvi, alleluia, amen. E questa è la nostra fede che ce lo fa dire, amen. Allora, quindi, allora, andiamo avanti. Ora, questa seconda piaga, fratelli, è scritta in Esodo 8:1-7. Poi l'Eterno disse a Mosè, la solita storia, passarono 7 giorni, Dio gli diede il tempo al faraone di riflettere. Ieri, l'altro giorno, c'era uno che, ci sono molti studi, poi sta gente, va bene, su cui vorrebbero fare capire, dice, come le piaghe di l'Egitto furono possibili. Tutto si scatenò perché un vulcano esplose, da quel vulcano dell'esplosione il magma è sul Nilo, si trasformò l'acqua rossa, poi le rane uscirono perché scappavano. Ah, insomma, fratelli, qua dice che dopo 7 giorni, il 7 che cos'è? È un compimento. Dio, vedete, ha dato un tempo, la dispensazione gentile, 7 epoche della Chiesa, 7 giorni, la creazione, tutto ha sempre un tempo limitato, fratello, già stabilito da Dio. Gli diede 7 giorni di tempo. Allora domandò di nuovo Mosè dal faraone. Poi Dio, l'Eterno disse a Mosè, va dal faraone e digli, così dice l'Eterno, lascia andare il mio popolo perché mi serva. E se rifiuti di lasciarlo andare, quindi di nuovo il libero arbitrio, ecco, io colpirò l'intero tuo paese col flagello delle rane. Così il fiume brulicherà di rane, ed esse saliranno ed entreranno nella tua casa, nelle camere dove dormi, sul tuo letto, nelle case dei tuoi servi e fra il tuo popolo, nei tuoi forni e nelle tue madie. E le rane verranno contro di te, contro il tuo popolo e contro tutti i tuoi servi. Pensate, miriadi di rane, avete mai visto le rane? Se avete fatto fanno puzza, sono schifose, viscide. No, sono, cioè, pensate, migliaia di rane che ti saltano nel letto, sulla cucina, sulle posate, sui piatti, è qualcosa di orribile. Quindi, e le rane verranno contro te, contro il tuo popolo e contro i tuoi servi. Poi l'Eterno disse a Mosè, di ad Aronne, ecco, di ad Aronne, stende la tua mano col tuo bastone sui fiumi, sui canali, sui stagni, e fa salire le rane sul paese di Egitto. Ora vediamo cosa dice il profeta in merito, fratello. Alleluia. Quindi, allora, questa era la dea che vi dicevo l'altra volta, no? Adoravano la dea con la testa di rana. Ora, guardate qua. Allora, il secondo attacco, allora abbiamo visto domenica che il culmine di tutte queste piaghe fu che cosa? Distruggere il sistema di adorazione egiziano.
colpì tutti gli dei che facevano parte del loro pantheon. E una di queste era questa dea che si chiama Hecate, la dea egizia della fertilità, dell'acqua e del rinnovamento. Infatti le ostetriche egiziane portavano questo emblema di protezione, lo dicono gli storici, no? Di questa dea che avevano loro. Quindi fertilità, acqua e rinnovamento, ascoltate cosa, quindi fertilità, acqua e rinnovamento ci parlano di cosa? Di nascita, infatti era pure la dea protettrice delle ostetriche, di rinnovamento, da girina rana e quindi di nuova nascita. Quindi allora andiamo ora a vedere questo, fratelli. Il profeta ci parla nei messaggi sulle rane e le paragone ai credenti che sono fatte per vivere nelle dottrine stagnanti delle loro chiese. Ecco già che cosa ci fa vedere questo. Allora, guardate che dice il profeta. Le rane, le lucertole, i girini e così via devono vivere nelle palude o nelle piscine stagnanti per vivere, perché è la loro natura. Loro non possono vivere nelle acque e nelle fonti che scorrono, fratelle. Devono vivere in questi pozzi acquitrinosi. Vedete? Perché è la loro natura vivere lì. E non puoi cambiare l'animale finché non cambia la sua natura. Ma sappiamo che ciò non può accadere, fratelli. È solo per una cosa di Dio che potrebbe succedere questo. Ma sono fatti per vivere là. Alleluia. Quindi questa è la profetica nelle cisterne rotte, dove il profeta che cosa dice? Dove sono queste cisterne? Dove la dottrina è ristagnata, dove le chiese stanno su quello che hanno predicato 2000 anni fa. Guardate ancora che dice il profeta sulle rane. Li paragono pure agli uomini che guardano sempre indietro e mai avanti. Una trinità di rane, dice, una rana è un animale che guarda sempre indietro. Vedete, non guarda mai dove sta andando, guarda da dove viene. Molte volte, fratelli, io una chiesa pentecostale, io quando ero battista, guardiamo avanti, alleluia. Lasciamo stare l'indietro. Una trinità di rane, una rana è un animale che guarda sempre indietro, non guarda mai dove sta andando, guarda da dove viene. Allora, non vedi dove è nato il trinitariano? Insomma, ricorda, tre spiriti impuri, infatti anche il simbolo dell'impurità, la rana. I singoli spiriti, lo stai capendo? La congregazione dice amen. Notate, guardano indietro al concilio di Nicea dove nacque la dottrina della Trinità. Non è la Bibbia. Non esiste una cosa del genere, dice. Guardano indietro al concilio di Nicea, a Nicea, a Roma, dove nacque la Trinità. E infatti, dove sono state portate oggi tutte le chiese? Tutte a Roma. Si è tornato tutte? Alleluia. Ora andiamo a vedere quindi un altro paragone. William Branham ha insegnato che la prima dottrina che Gesù insegnò, quale fu? La nuova nascita. La prima dottrina che il profeta insegnò, che Gesù insegnò, fu: tu devi nascere di nuovo. Ora guardate, Gesù insegnò una nuova nascita ad un uomo di nome Nicodemo, che come una rana, perché era un denominazionale, era un uomo di chiesa, disse: posso io tornare dal grembo di mia mamma e nascere di nuovo? Questo fu come? Dice, guardando indietro, dice: ma posso io? Non capiva il significato spirituale. Amen. Ma Gesù disse, Giovanni 3,5, Gesù rispose: in verità ti dico che se uno non è nato di acqua e di spirito, noi sappiamo, l'acqua è la parola, lo spirito è la rivelazione, se tu non nasci dalla parola rivelata, fratelli, amen, oltre a essere l'acqua, il battesimo e lo spirito, anche il battesimo dello Spirito Santo, se tu non hai questa esperienza, se non è Dio stesso a rivelarti la tua parola nella tua vita, tu non potrai mai nascere di nuovo, fratelli, rimarrai quello che sei. Quindi Gesù rispose: io vi dico che se uno è nato d'acqua e di spirito non può entrare nel regno di Dio. Infatti abbiamo parlato che la rana è un simbolo di rinnovamento, un simbolo di nascita e così via, no? E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il figlio dell'uomo sia innalzato. Alleluia, affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Ecco la grande realtà. Perché siamo qua? Perché abbiamo creduto in questo figlio di Dio, in questo figlio dell'uomo che è stato innalzato. Amen, alleluia. Poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. E Dio dice qualcosa di bello. Passa avanti. Dio infatti non ha mandato il proprio figlio nel mondo per condannare il mondo. Oggi non è il tempo di condanna, fratello, ma Dio ha mandato il suo figlio affinché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è condannato. Noi crediamo in lui, alleluia. Non siamo condannati. Amen. Noi siamo condannati quando non crede in lui, e in più quando crede in lui, metti però, se non fai così, capito? Quando poi metti la croce, però se non fai questa cosa,
allora non perde la tua, perde la vita eterna. Vedete? Allora, chi crede in lui non è condannato, ma chi non crede è già condannato, perché non ha creduto nel nome. Ecco. Qua è importante, perché non ha creduto nel nome. Qual è questo nome? Gesù Cristo. E invece ti vengono e ti pongono Geova, ti pongono questo, per qua, tutto qua, perché chi ha il figlio è il padre, ma chi ha il padre non ha né il figlio né il padre, dice la scrittura. Amen. Quindi, ora il giudizio di questo, ora, il giudizio è questo, la luce è venuta nel mondo, e gli uomini hanno amato le tenebre più che la luce. Infatti l'ultima piaga, la penultima piaga, fu proprio l'oscuramento del sole, per fare capire quello come noi appariamo davanti a Dio, persone spente, persone nere, persone senza luce, perché non hanno accettato questo. Amen. Quindi, ora il giudizio è questo, la luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno amato le tenebre più che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Infatti, chiunque fa cose malvagie odia la luce e non viene alla luce, affinché le sue opere non siano riprovate. Ma chi pratica la verità viene alla luce. Amen. Affinché le sue opere siano manifestate, perché sono fatte in Dio, alla gloria di Dio, fratello. Amen. Quindi andiamo avanti. E allora, riguardo a questa seconda piaga, quindi diciamo, e i maghi la fecero come loro con i loro incantesimi. Quindi i maghi, come il sangue, abbiamo detto domenica, e come il fatto delle rane, essi riuscirono a riprodurre questo. Amen. Con i loro incantesimi. Quindi i maghi non erano in grado, però c'è una cosa, fratello, che i maghi non furono in grado di rimuovere le rane. Essi potettero solo produrre, perché non potevano erigere barriere contro la loro invasione. Tutto quello che potevano fare era produrre più rane. Così è con il principe di questo mondo. Non è in grado di sterminare il male. Molti dicono, ah, i miracoli, anche Satana fa miracoli. No, i miracoli fa Dio. Fratelli, ma i falsi unti cosa sono? Sono persone unte dallo Spirito di Dio. Riescono a fare quelle cose, ma poi sono falsi nel loro insegnamento. Amen. Questo è. Satana non ha il potere di guarire. Satana ha il potere solo di mettere malattie. Parte male, malattie, di là, arriva la parola. Amen. Quindi, non è in grado di sterminare il male che ha portato nella giusta creazione di Dio, tutto ciò che può fare è moltiplicare la malvagità. Amen. E oggi siamo invasi da 100.000 malattie, amen, da male, dall'uomo, da un cuore ormai ostinato e così via. Allora, andiamo avanti, fratello. Allora il faraone chiamò Mosè e Aaron e disse loro, pregate l'Eterno che allontani le rane da me e dal mio popolo e io lascerò andare il popolo perché sacrifica all'Eterno. Quindi il faraone gli fa una proposta. Molte volte, molte volte facciamo proposte da Dio, eh? Ah, signore, fai questo, fai questo, e poi molte volte non riusciamo anche noi a mantenerla, eh? Quante volte capita? Amen. Se non fosse per la grazia di Dio, alleluia. Pregate l'Eterno che allontani le rane da me e dal mio popolo e io lascerò andare il popolo perché sacrifica all'Eterno. Mosè disse a Faraone, fammi l'onore di dirmi, quando devi intercedere per te, per i tuoi servi e per il tuo popolo, che l'Eterno distrugga le rane intorno a te, le tue case rimangono solo nel fiume. Egli rispose, domani. Faraone gli disse, fallo domani. E Dio ascoltò questa voce, disse, ok, domani, infatti, Mosè disse, sarà fatto come tu dici, affinché tu sappia che non vi è alcuno come l'Eterno, il nostro Dio. Amen. Vedete, molte volte Dio, dice il profeta, Dio si lega alle nostre parole. Amen. Se riusciamo a comprendere questo, gli disse domani, come fu a caccia, gli disse dammi 5 scoiattole. Disse, quante scoiattole vuoi? Disse Gesù, disse il Signore a fratello Branham, che era andato a caccia, nonno, ne voglio 5. Dopo che ne ammazzò 3, il fratello Branham spaventato perché venivano create sulle stante queste scoiattole, li prese e se ne stava andando, il Signore disse, non hai detto 5? Non lo mollò. Fratello, fino a quando non gli dite, fino all'ultimo scoiattolo, fratello, perché lui si era legato alla parola con Dio. Amen. Bellissimo, cioè, bellissimo. Se entrassimo in queste cose, veramente, vedremmo cose spettacolari. Amen. Egli rispose domani e Mosè disse, sarà fatto come tu dici, affinché tu sappia che non vi è alcun eterno come il nostro Dio. Amen. Allora, andiamo avanti, vediamo. Quindi, ricapitolando, la prima piaga produsse la morte, ombra della morte di Cristo che si carica del giudizio, e la seconda piaga invece produsse vita, fratelli. Lì produsse la morte dei pesci, qui produsse la vita delle rane. Amen. Perché Dio vuole darci vita in abbondanza, e questa vita viene attraverso il suo figliolo Gesù Cristo. Amen. Questo possiamo vedere, queste due cose. Andiamo avanti, allora. Il significato spirituale della terza piaga. Allora, Esodo 8, 16, 19, 16. L'Eterno disse quindi a Mosè, di ad Aaron, stendi il tuo bastone e percuote la polvere della terra.
Tu domenica non c'era, abbiamo parlato di tutto un grande significato, perciò non lo riprendiamo, se no ci perdiamo. Quindi, l'Eterno disse quindi a Mosè, di ad Aronne, stendi il tuo bastone e percuote la polvere della terra. Ora, gli storici hanno diviso le piaghe in gruppi di tre, dove nei primi due Mosè e Aronne vanno a parlare con il faraone. Il terzo invece era proprio un giudizio che arrivava all'istante, subitaneo. Infatti l'Eterno disse quindi a Mosè, di ad Aronne, non gli disse vai da faraone e digli ora percuote la terra. Fu fatto all'istante, di ad Aronne, stendi il tuo bastone e percuote la polvere della terra ed essa diventerà pidocchi per tutto il paese d'Egitto. Quindi noi vediamo che cosa, che battendo la terra ci fu una reazione. Amen. Allora, ed essi fecero così, Aronne stese la sua mano col suo bastone, percosse la polvere della terra, e vi furono pidocchi sugli uomini e sugli animali, tutta la polvere della terra diventò pidocchi in tutto il paese d'Egitto. Ora i maghi cercarono di fare lo stesso con le loro arti occulte per produrre pidocchi. Ma non poterono, come lì sì. Vedete, Dio si usa delle cose minuscole per svergognare gli forti, come dice la scrittura. Se usate un piccolo animaletto come Arana, sì, l'acqua in sangue sì, e non riesce a produrre questo. Proprio lì furono abbattute. Quindi ora i maghi cercano di fare lo stesso con le loro arti occulte per produrre i pedocchi, ma non poterono, i pedocchi furono dunque sugli uomini e sugli animali. Allora i maghi dissero a Faraone, questo è il dito di Dio. Vedete, essi si arresero. Ma il cuore del faraone si indurì ed egli non diede loro ascolto come l'Eterno aveva loro detto. Allora andiamo a vedere questo significato spirituale, quindi amen. La terza piaga quindi fu data senza preavviso, essa venne trasformando la polvere in minuscola creatura. La polvere ci ricorda che cosa? La caduta del primo uomo e la conseguenza di essa. Mangerai il pane col sudore del tuo volto finché tu ritorni alla terra, perché da essa fosse tratta, poiché tu sei polvere e in polvere tornerai. Quindi, se l'acqua in sangue simboleggia la morte di Cristo, se le rane simboleggiano la nuova nascita del credente, amen. Quindi, questa piaga, arrivata improvvisamente, dove dalla polvere vengono di nuovo tirate fuori le creature, ci parla di che cosa? Della resurrezione, amen. Queste tre piaghe ci stanno parlando dell'opera di Dio durante le epoche della Chiesa, amen. Dove finirà con che cosa? Con la resurrezione dei santi, amen. Quindi, la polvere ci ricorda la caduta dell'uomo. La piaga senza preavviso ci parla della risurrezione che verrà per il mondo senza preavviso. Vedete, Mosè lo sapeva quello che stava per accadere, ma gli egiziani erano all'oscuro. Amen. Perché dopo dopo che ci fu questa creazione, gli uomini furono come? Infastiditi da quello che stava succedendo. E così sarà la risurrezione, fratelli. Perché il mondo sprofonderà nel caos. A me verrà investito da piaghe, verrà investito da tante cose perché Dio ha tirato fuori dalla terra la sua sposa. Amen. Ora andiamo a vedere questo particolare bello, quindi. Allora, la missione dei maghi in questa occasione è degna di nota. Allora i maghi dissero a Faraone, questo è Dio di Dio, perché questa accadrà alla denominazione, fratello. Questa accadrà al mondo religioso. Che capiranno che è stata la mano di Dio, che erano nell'errore. Ecco perché poi pagheranno con il loro sangue nella grande tribolazione se vogliono essere salvati, fratelli. Amen. C'è un sorprendente corrispondenza tra questa terza piaga e ciò che è registrato nell'ottavo capitolo del Vangelo di Giovanni. Lì troviamo una contesa simile tra il Signore e i suoi nemici, i religiosi. Quali erano? Allora, gli scribi e farisei, usando una donna presa in adulterio, chi è questa donna? Noi siamo, quante volte il diavolo ci prende in adulterio, fratelli, nel senso che amoreggiamo più con il mondo di amoreggiare più con Dio, di una distrazione e così via, fratelli, ma parliamoci chiaro, alleluia, quante volte questa donna adulta, amen, presa, e chi? I farisei, i religiosi, quelli che ti accusano, tu hai fatto questo, hai fatto quello, tu così, tu non sei degno, ok, andiamo a vedere questa scena, usando la donna presa in adulterio come esca, cercando di ridire il Signore, di Salvatore, la sua unica risposta fu quella di chinarsi e scrivere a terra con il suo dito, amen. Vedete? Dopo aver detto loro, colui che è senza peccato, in mezzo a voi scaglia la prima pietra. Questo è colui che è senza peccato, allora, dopo aver detto loro, colui che è senza peccato, in mezzo a te, lancia la prima pietra, leggiamo che di nuovo chi si inchinò e scrisse per terra. L'effetto fu sorprendente, coloro che ascoltarono, essendo stato condannato nella loro coscienza, amen, uscirono uno per uno, e Gesù rimase solo e la donna in piedi in mezzo.
Se questa non è bella, fratelli, visione della sposa che rimarrà sola con Cristo, amen, eh? Io non so che cosa sia, fratelli. Alleluia. La risurrezione porterà la sua sposa davanti al Signore, amen, lontana dal giudizio del mondo. Alleluia, fratelli, amen. Gloria a Dio. Quindi andiamo a vedere che cosa possiamo trarre ancora. Ora andiamo alla quarta piaga, fratelli. La prossima festa è descritta in Esodo 8, 20 e 32. Questa piaga segnò l'inizio di una nuova serie di piaghe. Perché mentre nelle prime tre piaghe anche Israele fu sotto le piaghe e quindi fu infastidita, perché noi sappiamo, come dice la scrittura, Paolo che disse: o morte, dov'è il tuo pungiglione? La paragona la morte a un pungiglione, qualcosa che dà fastidio per un momento, ma poi ci dà sollievo perché la nostra anima verrà liberata nei luoghi celesti, amen. Quindi, allora, questa piaga segnò l'inizio di una nuova serie. Nei primi tre i maghi si erano opposte, ma la loro sconfitta si era manifestata apertamente, non appaiono più sul palcoscenico dell'azione, dice. Un'altra cosa che evidenzia che questa quarta piaga inizia una nuova serie è il fatto che Dio ora ha fatto una divisione tra il suo stesso popolo e gli egiziani, amen. Perché mentre cadevano le piaghe, il suo popolo se ne stava a Goshen ed era libero dalle piaghe. Quello ora accadrà nella seconda fase di quando Dio ora opererà attraverso gli ebrei, mentre in Israele se ne staranno tranquilli e tutto avverrà come sempre, sul mondo cadranno le piaghe. Mentre la sposa sarà con il Signore, amen, sulla terra scenderanno le piaghe, fratello, amen. Guardate che bella visione. Quindi, anche gli israeliti avevano sospetti prima dei giudizi, poiché meritavano anche il salario del peccato. Lo meritavamo tutti, fratelli. Amen. Erano soggetti all'influenza degradante di Satana, che erano sotto la maledizione. Ma ora che il Signore stava per distruggere le proprietà degli egiziani, risparmiò gli israeliti. Infatti, ora che il mondo si prepara ad essere distrutto per essere rinnovato, Dio sta risparmiando, Dio risparmierà Israele. Allora, andiamo a vedere quindi questa quarta piaga. Esodo 8, 20, 32, dice così: poi l'Eterno disse a Mosè: alzati di buon mattino e presentati a Faraone, come egli esce per andare verso l'acqua, e digli. Così, allora, perché andava verso l'acqua? Perché ogni giorno Faraone andava a fare una funzione al Nilo, questa era, quindi nella sua funzione religiosa. Allora, alzati di buon mattino e presentati a Faraone, come egli esce per andare verso l'acqua, e digli: così dice l'Eterno, lasci il mio popolo perché mi possa servire. Ma se non lasci andare il mio popolo, ecco, monterò su di te, sui tuoi servi, sul tuo popolo e nelle tue case sciami di mosche, e le case degli egiziani saranno piene di sciami di mosche, e così sarà la terra su cui stanno. Ma in quei giorni io separerò il paese di Goshen, dove abita il mio popolo, e lì non ci saranno sciami di mosche, dice, affinché tu sappia che io sono l'Eterno in mezzo al paese. Io farò una distinzione fra il mio popolo e il tuo popolo. Ma chi sei, una cosa forte, fratelli? Vedete, tutti pretendono di essere la sposa di Cristo, ma chi può fare la distinzione tra chi è eletto e chi non è eletto? È solo uno, il Signore, amen, alleluia. Quindi non dovrei che non ammazzarmi se sabato tu noti, se chi fa ciò? A Dio piace ogni cosa, fratello, amen. Allora, quindi io farò una distinzione fra il mio popolo e il tuo popolo. Domani avverrà questo miracolo. Il Signore lo chiama, è un miracolo. Ecco come diceva Giuseppe, è un miracolo. Amen. La nostra vita è un miracolo, fratelli. Al di fuori che può succedere cose soprannaturali, no, ma già siamo il miracolo di Dio. Alleluia. Amen. Quindi, domani avverrà questo miracolo. Allora, andiamo avanti. Ora, Salmo 78, 45 dice il motivo per cui furono mandate le mosche. Aveva mandato contro di loro sciami di mosche per divorarle. Qui ci fu, gli uomini furono mangiati. Dopo la risurrezione noi sappiamo che il mondo sarà in balia di queste cose, fratelli. Furono mangiate, amen. Le loro carni verranno mangiate, perché sappiamo che ci sarà un giudizio dove saranno buttati. Dove? Nello stagno di fuoco, dove arderanno. Quindi, questo giudizio aveva a che fare con il tormento dei corpi degli egiziani e le loro bestie. In Apocalisse 16:2 leggiamo: il primo andò e versò la sua coppa sulla terra, e un'ulcera maligna e dolorosa colpì gli uomini che avevano il marchio della bestia e quelli che adoravano la sua immagine. Infatti vediamo uomini e bestie. E qui abbiamo il marchio della bestia, coloro che hanno questo marchio verranno colpiti da questo. Più avanti l'Apocalisse ci narra il giudizio temporale dei perduti, quando i loro corpi saranno addormentati nello stagno del fuoco. Quando verranno risuscitati nell'ultimo giorno, la terra darà i suoi corpi, il mare darà i suoi corpi, così via, verranno giudicati e verranno buttati nello stagno di fuoco, dove bruceranno per un po',
E poi, come dice la scrittura, anche quello sarà ucciso dalla morte. Amen. Quindi non ci sarà più, ci sarà la completa estinzione dell'anima, fratelli. Non c'è un corpo che brucerà in eterno. Perché se un corpo bruciasse in eterno, allora vita eterna, dice il profeta. Ma bruceranno per un periodo e poi ci sarà l'estinzione dell'anima. È come se quell'uomo non fosse mai stato sulla terra. Quindi, vedete? Allora, in questo popolo di Dio, allora, più avanti l'Apocalisse ci narra il giudizio temporale dei perduti quando i loro corpi saranno tormentati nello stagno di fuoco che brucia. In questi il popolo di Dio non avrà parte. Amen. Come Israele era Goscia. Noi dove saremo? Già sul trono! Alleluia! Gloria a Dio! Amen! Quindi andiamo? Ok. Il significato spirituale della quinta piaga. Prossima festa è descritta in Esodo 9:1-7. Allora l'Eterno disse a Mosè, vada al faraone e digli, così dice l'Eterno il Dio degli ebrei. Noi stiamo parlando che qua è quando Dio si manifesterà in Israele, e qua lui viene proprio dicendo, non dice il Dio del mondo intero, si manifesta come il Dio degli ebrei. Lascia andare il mio popolo perché mi possa servire. Ma se rifiuti di lasciarlo andare e lo trattiene ancora, ecco, la mano dell'Eterno sarà sul tuo bestiame che nei campi, sui cavalli, sugli asini, sui cammelli, sulle mandrie e sulle gregge, vi sarà una grande calamità. Guardate, quali animali furono risparmiati? Gli animali selvaggi. Cioè, gli animali che furono presi, furono tutti animali da soma, animali di lavoro, fratelli. Animali che servivano all'uomo per sfamarsi e così via, no? Amen. Quando noi oggi vediamo... Questo era il sostegno per l'Egitto di allora. Quando noi oggi vediamo tutti i disastri ambientali che stanno succedendo e come tutto sta avvenendo, Dio sta togliendo tutte le risorse naturali all'uomo come fece con l'Egitto. Amen. Cominciò a togliere le risorse con cui l'Egitto si sosteneva, fratello. Amen. Quindi, allora, ma l'Eterno farà una distinzione fra i bestiami di Israele, pensate, e il bestiame d'Egitto, così non morrerà di tutto quello che appartiene ai figli di Israele. La stessa cosa fu fatta di lui, amen. Dove Dio fece una distinzione degli animali e seppe lui quale scegliere per portarle all'arca a coppia. Amen. Ancora qua vediamo la stessa cosa manifestarsi, amen. Quindi l'Eterno fissò un tempo dicendo, domani l'Eterno farà questo nel paese. Quindi, come diciamo sempre, Dio ha un tempo. Dio ha il suo tempo, fratelli. Alleluia. Quindi l'Eterno fissò un tempo dicendo, domani l'Eterno farà questo nel paese. Ora, andiamo a vedere cosa simboleggiano questi animali. Vediamo. Il significato spirituale e l'applicazione di questo giudizio non sono difficili da percepire, dice l'autore che stavo leggendo. I bovini sono servi dell'uomo, li imbriglia per fare la parte più difficile del suo lavoro. La distruzione di tutti i cavalli, asini, cammelli, buoi e pecore degli egiziani ci dice che Dio non accetterà la fatica dei non rigenerati, perché la scrittura dice che l'arare dei malvagi è peccato. Quindi l'uomo del malvagio, l'opera del malvagio, dell'uomo peccatore, davanti a Dio è peccato, dice. Amen. Ora, in Proverbi 21:4 non c'è scritto questo. Sono andato a vederlo. Però nella Bibbia, King James e altre, c'è scritto questo trafiletto. L'arare dei malvagi è peccato. Amen. Quindi, e ancora, invano si affatica l'operaio se Dio non edifica. Amen. Quindi, Dio cosa va a toccare? L'opera dell'uomo. Dio fa vedere che l'opera dell'uomo, tutto ciò che l'uomo ha prodotto, è morte, fratello. Amen. E ancora, invano si affatica l'operaio se Dio non edifica. Questo mondo e tutte le sue opere saranno ancora bruciate. Il risparmio del bestiame degli israeliti simboleggia come le opere della nuova creatura, invece rimangono in eterno. Amen. Perché anche nel giudizio, che cosa darà il Signore a quelle vergini storte che poi per il bicchiere d'acqua verranno salvate, fratello? Per le opere, perché venite a me, perché quelle opere, dice, rimarranno, come rimangono anche l'opera della sposa, che fino alla fine ha creduto nel suo Salvatore. Amen. Alleluia. Se l'opera che uno ha edificato sul fondamento resiste, 1 Corinzi 3,14, egli ne riceverà una ricompensa. Qual è questa opera sul fondamento? È Gesù Cristo, amen. Ciò che noi possiamo fare è credere in questa opera grande. Allora ciò resisterà, fratelli. Amen. Il Signore ci benedica. Allora andiamo a vedere. Allora, il significato spirituale della sesta piaga. La peste e delle bolle registrate in Esodo 9:8-12. Queste ulcere, no? Poi l'Eterno disse a Mosè e ad Aronne, prendete delle manciate di cenere di fornace. Ora qua è bello.
E la sparga Mosè verso il cielo sotto gli occhi del faraone. Essa diventerà una polvere minuta su tutto il paese d'Egitto e causerà delle ulcere che produrranno bolle sulle persone e sugli animali per tutto il paese d'Egitto. Allora egli presero delle cenere di fornaggi e si presentarono davanti al faraone e Mosè la sparse verso il cielo. Ed essa causò delle ulcere che produssero postole sulle persone e sugli animali. E i maghi non poterono stare davanti a Mosè, a motivo delle ulcere, perché i maghi e tutti gli egiziani erano stati colpiti dalle ulcere. Qui vediamo che, fratelli, qui è di nuovo compaiono i magi. Quindi siamo alla fine delle altre tre piaghe, no? Dove di nuovo, che cos'è? Dove verrà condannato la bestia, il falso profeta e tutti gli altri, no? Ci sarà ancora un giudizio su di loro, amen. Ora, andiamo a vedere qualcosa di profondo su questo. Perché se uno poi non va a leggere nella storia, non può capire questo. Uno pensa, ok, hanno preso della cenere della fornace. Magari che era, avevano fatto del fuoco, avevano bruciato qualcosa, è rimasta la cenere. Ma qui dice, guardate che dice lo storico. Dove presero quelle cenere? Gli studiosi concordano che essa venne presa dall'altare dove gli egizi, su cui a volte venivano offerte sacrifici umani, per propiziare il loro dio di fuoco. Cioè, loro avevano, il faraone aveva lì un altare, dove venivano messe le cenere, su cui venivano bruciate le persone. Erano cenere di persone bruciate. Amen. Affinché potesse azzittire il loro dio Tifone e non mandare pestilenza sull'Egitto, no? Amen. Qui invece, questi furono senza dubbio offerti per scongiurare le piaghe. E Mosè, usando le cenere di quelle di là, proprio dell'altare suo, fece avvenire le piaghe sull'Egitto, no? Allora. Questi furono senza dubbio offerti per scongiurare le piaghe. E Mosè, usando le cenere allo stesso modo, produsse invece un'altra piaga, invece di non farla arrivare, dice. Proprio come la pestilenza precedente indicava l'inutilità di tutte le opere dell'uomo naturale. Ecco ora qua, fratelli. Perché noi abbiamo detto, la pestilenza di prima fu per dichiarare che le opere dell'uomo sono nulle. Qui invece colpì il loro sistema di religione, facendo comprendere che cosa? Che gli esercizi religiosi e ogni altra cosa davanti a Dio è spazzatura, fratello, come lo disse Paolo, come lo dice pure il Signore in parte dell'Antico Testamento, dove dice le vostre capre, le vostre pecore, tutto ciò che voi mi offrite è puzza davanti a me, perché le offrivano dopo che avevano rigettato i loro profeti, fratelli, amen. Quindi, Apocalisse 9:20, e il resto degli uomini che non furono uccisi da queste piaghe, non si ravvide ancora delle opere delle loro mani, come dice in Apocalisse, vedete, perché il faraone dopo questo non si ravvide. Ancora continuò a imperterre, noi in Apocalisse abbiamo ancora come gli uomini continuano a imperterre in questo, dicendo, e il resto degli uomini che non furono uccisi da queste piaghe, non si ravvide ancora delle opere delle loro mani, non cessano di adorare i demoni e gli idoli d'oro. Ancora il mondo andrà preso a tutte queste madonne, a tutte queste padre Pia, a queste cose, che sono demoni, i loro idoli d'oro, d'argento, di bronzo, di pietra, di legno, che non possono né vedere, né udire e né camminare. Molte volte noi parlando con la gente ci dicevano vero che nell'Antico Testamento Dio ce l'aveva con gli idoli, ma qua sono altri idoli, qua siamo nel Nuovo Testamento, fratello, l'effetto è sempre quello. Oggi non abbiamo a discapito di altre tribù che sono in Africa e così via quegli idoli, ma abbiamo altri tipi di idoli, ma è la stessa cosa, fratello, ci ripresenta il diavolo in un altro modo, ma sono sempre la stessa cosa, alleluia. Quindi andiamo avanti, fratello. Allora, siamo alla settima piaga. Amen. Dio quindi ha distrutto questo sistema religioso, lo distruggerà quando prenderà la bestia e il falso profeta e le butterà, dice, nello stagno di fuoco. Amen. Quindi, Esodo 9:18-35. Ecco, domani verso quest'ora, io farò cadere una grandine così forte, quale non ce ne fu in Egitto dal giorno della sua fondazione fino ad allora. Qua abbiamo già un'altra cosa che Dio dice. Farà una piaga che non è mai arrivata finché da che l'Egitto è stato fondato e fino ad ora. Questa espressione la troviamo dove? Anche nel libro dell'Apocalisse. E adesso manda a far mettere al sicuro il tuo bestiame e tutto quello che hai per i campi. Ora guarda che bello, lo segnate rosso. Guarda cosa Dio ci dice. Mettiti al sicuro. Dov'è che la sposa si può mettere al sicuro? C'è solo un luogo dove può essere. Sotto le ali del nostro Signore Gesù Cristo, amen, solo quello è sicuro, messo nella roccia dei secoli, amen, quindi, e adesso manda a far mettere al sicuro il tuo bestiame e tutto quello che hai per i campi, perché tutti gli uomini ed animali che si trovano nei campi e non sono stati portati in casa, quella è la casa, amen, la casa è il nostro Signore,
Amen. La casa del pane, alleluia. Quindi, allora, perché tutti gli animali che si trovano nei campi e non sono stati portati in casa, saranno colpiti dalla grandine e moriranno. Fra i servi del faraone, vedete, coloro che temettero la parola dell'Eterno, fecero rifugiare nella casa i loro servi e il loro bestiame. Alleluia. Ma coloro che non lo fecero, che non fecero conto della parola dell'Eterno. Quando oggi nel mondo non fanno conto della parola dell'Eterno? Amen. Lasciarono i loro servi e i loro bestiame nei campi. La fine fu uccisi tutti, massacrati, fratelli. Solamente, io l'ho passato avanti, solamente nel paese di Goshen, dove erano i figli di Israele, non cadde grande, fratelli. Alla gloria di Dio. Amen. Allora, andiamo avanti. Quindi questa settima piaga. Quindi Romani 5,19. Allora, ci fu lì che cosa? Lì Dio mise una obbedienza a questa parola. Fate questo e vi salverete. Vedete come Dio è lento all'ira. Ok, viene il giudizio, ma dà sempre una via di scampo. Allora gli disse agli egiziani, fai, volete salvarvi, vi do una via di scampo, portate le cose nelle vostre case. Loro hanno obbedito, ok. Cos'è quindi Romani 5,19? Infatti, come per la disobbedienza di un solo uomo, quindi Adamo, molti sono stati costituiti peccatori, così ancora per l'obbedienza di un solo, molti saranno costituiti giusti. No, un solo chi è? Vincenzo, Giuseppe, fratello Crescimone. L'obbedienza di uno solo fu Gesù Cristo, amen. Per quell'obbedienza noi siamo stati custoditi giusti, fratelli. Amen, alleluia. Romano 11,32, perché Dio ha rinchiuso tutti nella disobbedienza per far misericordia a tutti. Ora Dio dona misericordia a tutti, ma non tutti accettano questa misericordia, perché siamo sempre sul libero arbitrio, sulla predestinazione e così via. Efesini 5,6, nessuno vi seduca con vani ragionamenti, perché per queste cose viene l'ira di Dio sui figli della disobbedienza. Amen. Ebrei 4,11, diamoci da fare dunque per entrare in quel riposo, affinché nessuno cada seguendo lo stesso esempio della disobbedienza. Quindi allora dov'è? Obbedire. Qual è obbedire? Metterci al sicuro, ripararci sotto le ali del nostro Creatore. Amen. Questa è l'unica cosa che noi possiamo fare. Accettare che per l'obbedienza di uno solo, molti saremo costituiti giusti. Ci sentiamo uniti loro. Amen. Alleluia. Gloria a Dio. Quindi andiamo, fratello. Amen. Quindi, la prossima festa è descritta in Esodo 9:18-35. Segna l'inizio di una terza serie. Quindi ora siamo qua all'ultima serie. Allora, siamo ora nel terzo stadio. E vedere, essendo l'uomo, allora, nell'ultimo stadio, a vedere, essendo l'uomo, ciò che è, quale deve essere l'atteggiamento del cielo nei suoi confronti, perché le ultime piaghe derivano proprio dal cielo, fratello. Cosa accade? Grandine, cavalletta e oscurità. Sono non cose che vengono dalla terra, ma cose che vengono portate dal cielo. La grandine cade dal cielo, amen. Le cavallette vengono portate dal vento, quindi sempre da un elemento dell'aria, e l'oscurità viene sempre prodotta da un elemento del cielo, che è il sole. Quindi anche qui la verga che negli ultimi tre non era stata vista, appare di nuovo nelle mani di Mosè. Perché come noi abbiamo detto, le prime tre c'è Aaron e Mosè. Aaron è simbolo di che cosa? Del Cristo risuscitato e del sommo sacerdote, l'epoca della Chiesa. Ok, i due camminano insieme, la parola e la grazia. Gloria a Dio, che sarebbe il Vangelo. Nella seconda non c'è questa verga perché il giudizio cade nel mondo. Ora qui abbiamo di nuovo la verga nelle mani di Aaron, perché Aaron si presenterà, nelle mani di Mosè, perché Mosè, secondo Apocalisse 11, deve di nuovo venire sulla terra, fratello. Amen. Anche qua c'è un diverbio. Enoch e Elia non capiscono. Enoch non ha nulla a che fare. Mosè ed Elia, perché loro furono i due testimoni sul monte della trasfigurazione che potettero dire, che si ascoltarono dire, questo è il mio diletto figliolo in cui io mi sono rivelato. Tutte e due furono là e tutte e due saranno i testimoni di ciò che hanno visto sul monte della trasfigurazione. Amen. Quindi, allora, anche qui la vergine che negli ultimi tre non era stata vista appare di nuovo nelle mani di Mosè. E Mosè stese il suo bastone verso il cielo e l'Eterno mandò tuono e grande, nel fuoco cadde saettando sulla terra e l'Eterno fece piovere grande sul paese d'Egitto. Andiamola a vedere in Apocalisse, fratello. La gravità di queste piaghe è contrassegnata da numerose particolari, è una grandissima sofferenza, dice Esodo 9,18. Era come non è mai stata in Egitto fin dalla fondazione del mondo, dice, fin dalla fondazione dello Stato, no? E la grandine colpì in tutta la terra d'Egitto tutto ciò che era nel campo, sia uomo che bestia. La grandine colpì ogni erba del campo e ogni albero del campo. Questo giudizio lo troviamo in Apocalisse 8,7. Il primo angelo suonò la tromba e si fecero grandine e fuoco, vedete?
mescolate con sangue, furono gettate sulla terra e la terza parte degli alberi fu interamente bruciata ed ogni erba verde fu interamente bruciata. Apocalisse 16:21, e cadde dal cielo sugli uomini una grossa grande dal peso di un talento, e gli uomini bestemmiarono Dio. Non si ravvidero, come non si ravvide il faraone, ancora uomini non si ravvidero di questo avvertimento. Quindi andiamo avanti. Alleluia. Quindi, ok. Allora entriamo nell'ottava piaga, la piaga registrata ora in Esodo 10:1-20. Poi l'Eterno disse a Mosè: vada al faraone, perché io ho indurito il suo cuore. Guardate che forte è qua, fratello. Allora, Dio dice a Mosè: vai dal faraone, poiché io ho indurito il suo cuore, il cuore dei suoi servi, perché possa mostrare questi miei segni in mezzo a loro, e affinché tu possa raccontare ai tuoi figli e ai figli dei tuoi figli le grandi cose che ho fatto, prendendomi il gioco degli egiziani, e i miei segni che ho fatto in mezzo a loro, perché sappiate che io sono l'Eterno. Guardate qua, che cosa vediamo qua, fratelli? Come Dio ama manifestarsi nella storia, come Dio ama avere un rapporto con la sua sposa, come Dio ama essere al centro dell'attenzione, come Dio ama usare la sua sposa, perché usò Mosè, ci poteva andare lui stesso, no, usò Mosè, come Dio ama usarci, fratelli. A volte facciamo delle cose che non capiamo, ma poi capiamo che è la mano di Dio, fratelli. Alleluia. Quindi, allora, affinché, per fare che cosa? Affinché noi possiamo raccontare queste testimonianze di ciò che Dio ha fatto nella nostra vita. Quindi, poi i servi del faraone gli dissero, allora, arrivarono là, gli dissero di fare ciò, il faraone fu di nuovo infuriato che non voleva acconsentire a questo, e allora i servi del faraone gli dissero: fino a quando questo uomo sarà un laccio per noi? Lascia andare questa gente perché possa servire l'Eterno, il suo Dio. Non hai ancora capito che l'Egitto è venuto? Cioè, non hai capito che siamo tutte morte? Lasciali andare. Guardate, così Mosè ed Aaron furono riportati dal faraone ed egli disse loro: andate, servite l'Eterno, il vostro Dio. Disse, e gli dice faraone, io lo salto perché è lungo. E faraone gli disse: chi è che andrà fuori? Andremo tutti fuori, gli disse, anche i bambini. Allora il faraone gli disse: no, no, andate voi solo uomini a servire l'Eterno, il vostro Dio. No, non andate, allora, poiché è quel che voi cercate. E furono cacciati via dalla presenza del faraone. Dio concedì a questo ordine come? Tutto a metà. A metà. Dice, sì, ok, io vi lascio andare. Però gli altri rimangono qua, no? Perché aveva paura che se ne fossero. Perché gli ebrei, qual è l'importanza degli ebrei in Egitto? Era la manodopera a basso costo, regalata. Lavoravano anche di sabato, perché gli rinforzò il turno, quindi anche nei giorni di riposo di Dio. Infatti le prime due piaghe furono, dicono gli storici, fu a distanza di 7 giorni, furono mandate proprio nei giorni di sabato, a testimonianza che come voi avete profanato il sabato, così io profanerò questo giorno in vostro sfavore, no? Mandandogli le piaghe. Perché ciò che seminiamo raccogliamo, fratello. Amen. Alleluia. Quindi, allora, dice, no, no, dice, allora lui abita a metà, va bene. E furono addirittura cacciati via dalla presenza, non gli fu data neanche opportunità di replicare, no? Allora l'Eterno disse a Mosè: stende la tua mano sul paese d'Egitto, fai venire le locuste. Per le locuste, perché salgono a coprire il paese d'Egitto e divorano tutta la vegetazione del paese. Ciò che la grande ne aveva lasciato in vita, loro la devastarono completamente. Vedete, Dio distrusse completamente l'Egitto e ancora loro erano convinti di potersi risollevare. Andiamo a vedere alcuni particolari, fratello, vediamo. Ora, guardate qua, noi queste piaghe delle locuste in Apocalisse, lo vediamo in Apocalisse 9, quando parla della quinta tromba, ossia il primo guai. Noi sappiamo che il primo guai, come spiega il profeta, ci sono 3 guai nella scrittura. Il primo, il secondo e il terzo. I primi 2 guai sono legati con la prima e la seconda guerra mondiale, il terzo guai è legato alla terza guerra mondiale che ci sarà. Ora, andando a leggere questo, fratelli, guardate che cosa mi è venuto in mente. Poi sarà atto anche di poterlo studiare voi e andare a fare delle investigazioni. Guardate. Poi sonò la tromba e quinto angelo, e io vidi una stella caduta dal cielo sulla terra, e a lui fu data la chiave del pozzo dell'abisso. Ed egli aprì il pozzo dell'abisso ed a posto salì del fumo. Ora, l'epoca del più grande sfruttamento di petrolio l'abbiamo avuto nel 1900. Il petrolio ha una vita che esiste, viene usato anche dagli arabi come medicina, dicevo. Però mai come in questo secolo è stato così sfruttato, al fine che proprio stanno svuotando anche la terra, i terremoti ci stanno uccidendo, no? Che in questo io sto vedendo proprio quello che oggi abbiamo, lo sfruttamento del petrolio. Perché? Allora, poi suonò la tromba il quinto angelo, e Dio vide una stella caduta dal cielo sulla terra e fu data la chiave del pozzo dell'abisso. Ed egli aprì il pozzo dall'abisso e da pozzo salì un fumo simile al fumo di una grande fornace. Guardate le cose petrolifere, quello che avviene. Allora,
E il sole e l'aria si oscurarono per il fumo del pozzo. Guardate, quello è Pechino, fratello. Guardate oggi l'inquinamento che ha, dello smog, del fumo. Le città sono oscurate, il sole non si vede, siamo di giorno qua. Ecco, allora, e guardate che dice Salmo 78, perché l'altra volta abbiamo dimenticato di leggere questo particolare, no? Allora, Salmo dice così, che ed aveva mandato sopra loro, Salmo 78 parla delle piaghe in Egitto, e dice così, ed aveva mandato sopra loro l'ardore della sua ira, l'indignazione, il cruce e distretta. Mandò una mandata di angeli maligni. Quindi Dio si usò di angeli maligni. Ecco perché le malattie vengono dal diavolo, come diceva il profeta. Si usò, quindi, vedete come Dio si può usare di tutto, fratelli, e si usa di tutto. Usò demoni, emissari di Satana, per poter fare queste piaghe. Quindi che cosa succede sempre in Apocalisse 9.3? Continuiamo la discussione, no? Uscite del fuoco. Allora, dal petrolio cosa è venuto fuori? Il motore. Dai motori sono venute che cosa fuori? Le macchine, la scienza di oggi, i missili e così via, no? E dice così. E da quel fumo uscirono sulla terra delle locuste, a cui fu dato un potere simile a quello degli scorpioni della terra. E fu detto loro di non danneggiare l'erba della terra, né verdura alcuna, né albero alcuno, ma soltanto gli uomini che non avessero sul cielo di Dio. Ora, quello che noi vediamo qua accanto, fratelli, è un elicottero che si chiama Mongusta. La mongusta è un tipo di cavalletto, un tipo che, ecco, cioè, no, allora, quello che vede Giovanni sono quello che noi abbiamo oggi. Tutta la tecnologia che ha in mano, che è uscita dal petrolio, con il motore e tutte queste cose, no? Ora, l'aspetto delle locuste era simile a cavalli pronti in battaglia, lo vedete quando sono schierate, no? Amen. Quindi dice, allora, e sulle loro teste avevano come delle corone d'oro, che cosa sono? Sono le eliche che girano, amen. E guardate qua, e le loro facce erano come facce d'uomo, perché guardate quando sono messi lì dentro, della faccia, questa sarebbe la faccia della cavalletta, che cosa ci sono? Uomini seduti che si vede solo là, la faccia. Guardate che forte questo paragone, alleluia. Ed avevano per esso sopra di loro l'angelo dell'abisso, il cui nome in greco è Abaddon e in greco è Apollo, che vuol dire distruttore, perché, fratelli, che disse il fratello Brano, la scienza di oggi è nelle mani di Satana. Nelle mani del distruttore, tu, vedete il pozzo dell'abisso. Dio ha fatto in modo che quest'angelo è distruttore, come disse anche il fratello. Mi è venuto in mente quando lui ha letto quel passo di oggi, dove dice: mettete segno, così quando passerà il distruttore, voi sarete liberi. Amen. Vedete, gloria a Dio, fratello. Quindi, oggi tutta la scienza, il profeta l'ha detto, tutte nelle mani di Satana. Allora, tutto è uscito fuori in questo secolo, sai chi? Dai tedeschi. I tedeschi hanno inventato il sommergibile, la bomba atomica, i missili, gli aerei a reazione, fratelli, tutto loro hanno fatto. Perché proprio lì c'era l'ammassamento di Satana quando distruggeva gli ebrei. Poi grazie alle fughe di questa gente in America, oggi l'America sta primeggiando. Ma tutte sulle scoperte dei nazisti, fratelli, amen. Quindi vedete, allora andiamo avanti, fratelli, abbiamo visto anche questa cosa. Allora andiamo all'ultimo segno ora, amen. Andiamo all'ultimo segno. Prima della morte del primogenito, l'oscuramento del sole, Esodo 10:21. Qui arrivò un segno senza preavviso, al solito. Allora l'Eterno disse a Mosè, stende la tua mano verso il cielo perché vi siano tenebre nel paese d'Egitto, dalle tenebre che si possono palpare. Cioè, delle tenebre che si possono palpare, cioè praticamente palpare vuol dire proprio che si devono toccare, non si vedevano neanche fra loro, fratelli. Neanche potevano, neanche con le luci accese, magari che accendevano qualche lampada, non si vedeva nulla. Amen. Quindi, allora, e Mosè stese la sua mano verso il cielo e vi furono dense tenebre in tutto il paese di Egitto per 3 giorni. Uno non vedeva l'altro e nessuno si mosse da dove si trovava per 3 giorni. Tutte le attività dell'Egitto furono bloccate. Vedete, oggi il mondo cerca di trovare soluzioni per le catastrofi che stanno per avvenire. Succederà che tutte le cose del mondo si bloccheranno, amen. Ma per tutti i figli di Israele c'era luce nelle loro dimore. Allora il faraone chiamò Mosè e disse, andate, servite l'Eterno, rimangono soltanto le vostre greggie e le vostre armenti. Anche i vostri bambini potranno andare con voi. Ma l'Eterno indurì il cuore del faraone ed egli non volle lasciarli andare. Prima sì, però Dio dovette di nuovo dargli una... No, gli indurì, perché la scrittura dice, io indurisco chi voglio, e faccio grazie a chi voglio, fratello. Amen. In me c'è il potere della morte e in me c'è il potere della vita. Alleluia. Quindi, allora ecco perché se i nostri cuori sono stati aperti
è solo per una grazia di Dio, fratello, amen, alleluia. Quindi, maledenne indurì il cuore del faraone ed egli non volle lasciarli andare. Allora il faraone disse a Mosè, vattene via da me, guardati bene da comparire ancora alla mia presenza, perché il giorno che comparirai alla mia presenza morirai. Vedete? Il completo rigetto. Le piaghe produssero nel faraone un completo rigetto, fratello. Mosè rispose, hai detto bene, io non comparirò più alla tua presenza. Amen. Dopo questo ci fu la decima piaga, che fu la morte fisica in Egitto, dei primogeniti. Allora, andiamo quindi a vedere questo. Questa nona peste formò un clima appropriato per la terza serie, facilmente interpretabile, diciamo. L'oscurità e il ritiro della luce ha dato chiara intuizione che l'Egitto fu abbandonato da Dio. Gli egiziani avevano un'oscurità che non potevano illuminare, Israele aveva una luce che non poteva spegnere. Bella era questa. L'oscurità in Egitto non poteva essere illuminata, mentre in Israele ci fu luce, una luce soprannaturale, come dicono alcuni, amen. Perché Dio che comandò alla luce di brillare, così è sulla terra oggi, il popolo di Dio sono i figli della luce, amen, alleluia, perché Dio che comandò alla luce di brillare nelle tenebre, ha brillato nel nostro cuore per dare la luce della conoscenza della gloria di Dio nella rivelazione, qua dice di fronte, ma nella rivelazione del Signore Gesù Cristo, amen, alleluia. Secondo Corinti 4:6, ma la vita dei malvagi è come l'oscurità, dice la scrittura, non sanno in cosa inciampano, Proverbi 4:19, bella è questa parola, la via dei malvagi è come l'oscurità, non sanno in cosa inciampano, il mondo va avanti senza sapere dove va, in tutto ciò che hanno scoperto, fratelli. Oggi vediamo che tante scoperte sono solo male nocivo per la nostra salute, amen. Quindi, non sanno in cosa inciampano, Proverbi 4:19, e questo perché sono senza Dio nel mondo, Efesini 2:12. Ora, andiamo a vedere quest'altra cosa, fratelli. Allora, e finiamo. Un'osservazione, l'ultima cosa che Dio colpì prima della punizione finale fu il sole legato alla divinità Ra, di cui il rappresentante sulla terra era il faraone. Dal sole ricevevano energia, luce, vitalità. Allo stesso modo il mondo di oggi si è aggrappato al sole per ricevere la sua fonte di energia fotovoltaica. Fra questo mi è venuto in mente. Cioè, come l'ultima cosa, prima del giudizio finale, fu toccare il sole, perché loro nel sole avevano speranza e vita, infatti il faraone era il figlio del sole sulla terra, così oggi il mondo dove si sta aggrappando? Il petrolio sta finendo, le riserve stanno finendo, il carbone sta finendo, inquinamento totale, che cosa facciamo? Usiamo l'energia solare, fratello, è pazzesca, eh? Cioè il mondo non si accorge che la storia si ripete. Allora Dio, vedete, Apocalisse 16:10 dice che il quinto angelo versò la sua coppa sul trono della bestia e il suo regno fu coperto di tenebre e gli uomini si mordevano la lingua per il dolore, quel dolore che afflisse il nostro creatore alla croce, per cui la terra si oscurò. Quante ore si oscurò la terra? 3 ore, 3 giorni là, 3 ore con il Signore, vedete? Su cui su di esso fu messo il nostro peccato e ora sul mondo che ha dimenticato Dio, fratelli. Ecco perché la Chiesa non passerà il giudizio. Perché in quelle 3 ore Dio si caricò su di sé il nostro giudizio. Il mondo non l'ha accettato, ora quel dolore è sul mondo. Amen. La morte che ne seguì alla decima piaga fu la conseguenza della morte fisica e spirituale che seguirà questa generazione, fratelli. Il Signore ci benedica. Amen. Abbiamo fatto queste prime 2 lezioni su questo, poi vediamo che cosa troveremo ora su alcune fratelle che comparano ora le coppe con la vita del fratello Prano, con l'esperienza e così via, fratelli. Dio ci benedica. Ci siamo rallegrati? Amen. È un pochettino stancante, però tante cose sono veramente belle da sapere, fratelli. Ci mette fede nel cuore. Alleluia. Signore ci benedica.